Dottore, quindi ci aiuti adesso a capire il percorso diagnostico per la cistite? In che cosa consiste esattamente? Siamo tutti testimoni che la medicina negli ultimi anni si è evoluta con un sinonimo, alta tecnologia. Guarda caso, questo a mio avviso non è vero per le cistiti. Per le cistiti bisogna tornare alle cose semplici, ma di nuovo noi ci dimentichiamo tantissimo delle cose semplici. Che cosa consigliare ad una donna che ha la cistite? Cistite intesa come quella condizione clinica caratterizzata da un aumento della frequenza ad andare in bagno, da un senso di urgenza, quindi quella sensazione che io devo raggiungere il bagno in tempi brevi perché altrimenti il rischio di avere delle perdite, quella sensazione di dolore. Molto spesso le nostre pazienti ci dicono, ci raccontano di queste lame taglienti durante la minzione, oppure fino a situazioni un po' più gravi che sono le perdite di sangue con le urine. Ecco, di fronte a questo quadro clinico, io credo che la cosa ancora oggi che serve di più è una cosa molto semplice: un esame delle urine e un'urinocultura, perché di nuovo permette di orientarci, per noi, le nostre paure, che derivano anche da situazioni relativamente semplici, come può essere una cistite, svaniscono nel momento in cui riusciamo ad accendere una luce. E guarda caso, in questa specifica condizione, una luce si può intanto accendere con un semplice esame delle urine, che è fattibile in qualsiasi struttura, in qualsiasi area geografica, e un esame culturale delle urine. Perché? Perché per noi diventa importante distinguere se quella paziente ha una condizione clinica sostenuta da una infezione oppure no, perché è da qui che poi nasce quella attenzione alla cura, che sarà una cura, e questo è quello che noi dobbiamo cambiare, è una delle ragioni per cui noi stiamo ricercando anche nuove strategie terapeutiche, che è una cura non più di popolazione, ma sarà e dovrà essere una cura di quella paziente con quella cistite.